Agricoltura Lombarda è l'organizzazione che è stata colpita dalla inchiesta in corso e di quello mi occupo io come Regione Lombardia. Domani riferirò in Consiglio regionale. E poi c'è la questione di garantire la continuità della lavori di Expo, perché in base alla convenzione di cui ha parlato Beppe Sala è compito di Regione Lombardia attraverso Infrastrutture Lombarde indicare il direttore dei lavori e una serie di altre qualifiche, e proprio per non interrompere neanche per un giorno l'attività sul cantiere Expo, noi abbiamo indicato questa mattina al commissario Sala il nome della persona che prenderà il posto dell'attuale direttore dei lavori Porro, che è stato interdetto dalla sua attività e che è uno dei suoi più stretti collaboratori, un ingegnere, Diego Riccardo Robuschi, laureato al Politecnico, con curriculum di grande esperienza in attività di realizzazione di grandi opere, lavora già sulla piastra Expo, è stato assunto proprio per lo svolgimento di attività riconducibili alla funzione di project manager ed è stato già inserito, ovviamente, ed è inserito nella struttura tecnico-operativa del cantiere Expo. È uno che conosce Expo, conosce le problematiche è assolutamente in grado, per quanto ci riguarda, di assumere questa responsabilità. Il nome è stato comunicato appunto al commissario Sala, stasera il consiglio di amministrazione farà le sue valutazioni, ma sono certo che questa è la persona giusta. Ribadisco anch'io le cose dette da Giuliano Pisapia, al di là delle polemiche che ci stanno anche in questi casi. Poi domani, ripeto, nel mio intervento in Consiglio regionale illustrerò qual è la posizione di Regione Lombardia su questa vicenda, ma questo esula. Voglio solo ricordare e ribadire che questa inchiesta due cose riguarda fatti del passato che nulla peraltro hanno a che fare con gli appalti della piastra Expo. Si tratta di altre questioni di Infrastrutture Lombarde, ma non mette in discussione questa inchiesta la regolarità degli appalti sulla piastra Expo, quindi si tratta solo di intervenire per garantire la prosecuzione delle attività, cosa che noi oggi abbiamo fatto.